hanno dato Gesù Cristo? Carissimi fratelli, in questa undicesima domenica dopo la Santa Pentecoste, la nostra buona Madre Chiesa, la Santa Chiesa Cattolica, propone alle nostre pie riflessioni il miracolo di Gesù, il miracolo precisamente della guarigione di un sordo muto nelle regioni in prossimità di Tiro e Sidone. E leggiamo passo passo il Santo Vangelo, chiedendo aiuto alla Madonna che ci tenga lo Spirito Santo per capire qualche cosa e soprattutto, una volta capite queste cose, che lo Spirito Santo muova la nostra volontà a desiderare le cose che abbiamo capito, perché non basta sapere, ma bisogna anche amare e ama veramente colui che compie le opere di Dio. Leggiamo assieme il Santo Vangelo. Gesù, lasciato il territorio di Tiro attraverso Sidone, giunse al mare di Galilea, in piena regione della Decapoli. Questa regione dove si trova? Si trova a est della Galilea, a nord della Palestina. Sapete che la Palestina, a sud c'è la Giudea, al centro la Samaria, a nord c'è la Galilea e c'è poi il fiume Giordano che attraversa tutta la Terra Santa. Oltre il Giordano, di fronte alla Galilea, quindi in nord-est, c'è il territorio della Decapoli e Gesù, venendo da Tiro e Sidone, si muove quindi verso est e poi rientra probabilmente nella Galilea per poi dirigersi eventualmente a Gerusalemme oppure predicare lungo il mare di Tiberiade, come sappiamo appunto dalla narrazione dei Santi Vangeli. E quindi Gesù in che territorio si trova? E si trova in territorio pagano, non quindi nella Terra Santa. Diciamo un territorio pagano, però al confine diciamo con la Palestina. E quindi vedete, questi miracoli che sono posti così al confine indicano che la Santa Chiesa di Dio, la Chiesa diciamo che nascerà dal costato aperto di Cristo sulla croce, comprende, chiama a sé i membri dell'antica alleanza, cioè i giudei, che però devono riconoscere Cristo, e anche i pagani, per cui non c'è più una discendenza, solo una discendenza secondo la carne, o meglio, sono figli di Abramo quelli che credono, non quelli che discendono da lui carnalmente. Questo, diciamo, quindi è una nuova chiesa che viene dai gentili e dalla sinagoga, e da Israele e dalle genti, e tutte le genti sono chiamate a formare la Santa Chiesa di Dio. Quindi è conveniente che tanti miracoli vengano compiuti in terra pagana al confine, da un lato per indicare appunto in terra pagana che anche i pagani sono chiamati all'alleanza, convertendosi ovviamente, e però al confine con la Giudea, perché diciamo l'apertura dell'alleanza ai pagani non preclude l'invito ai giudei a riconoscere Cristo, quindi a convertirsi e a riconoscere come Cristo il Messia, il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio. Ecco. Bene, allora, in questo territorio, cosa succede? Portano un sordo muto e lo supplicano, pregano, gli chiedono di guarirlo. Allora, vedete, è utile qui ricordare che Gesù, diciamo appena compiuto nella narrazione di San Marco, la liberazione dal demonio della figlia della donna sirofenicia, è quella che dice anche le briciole che cadono, i cagnolini mangiano le briciole, dammi una briciola della tavola, e Gesù dice non ho trovato tanta fede in Israele. Quindi allora Gesù appena cacciato il demonio da questa fanciulla, quindi appena cacciato il demonio dall'anima dell'uomo, e vedete quando c'è il battesimo, almeno nella forma antica, sulla porta il sacerdote soffia sul battezzando o sulla bambina da battezzare e dice esci Satana, lascia posto allo Spirito Santo. Dopodiché si entra in chiesa, ci sono i riti, allora c'è il battesimo e viene data la grazia e la figliolanza di Dio. Però prima viene come cacciato il demonio. Allora vedete, sono tutte cose che accadono nel battesimo sincronicamente, simultaneamente.
però noi abbiamo bisogno di dividere questa simultaneità in più fasi per capire tutto quello che succede. Quindi, allora, cacciato il demonio, l'uomo può essere guarito e viene guarito con tutti i doni della grazia. E questo vedremo poi esattamente come questo si sviluppa. A questo punto, vedete, fratelli carissimi, conviene alla scuola di San Girolamo vedere il senso spirituale di queste denominazioni geografiche. Vediamo l'ambiente. Allora si tratta territorio di Tiro, quindi c'è Tiro, c'è Sidone, mare di Galilea, giunse al mare di Galilea, quindi c'è il mare, in piena regione della Decapoli. Allora, San Gerolamo, prendendo spunto dall'etimologia dei nomi, dal significato etimologico di questi nomi, descrive la condizione dell'uomo peccatore. Allora, innanzitutto, Tiro vuol dire angustia, strettezza. Quindi l'umanità si trova in angustia, in strettezza. Sidone, allora, l'etimologia di Sidone vuol dire caccia. E San Gerolamo dice, infatti, l'uomo peccatore è come una bestia feroce, è indomabile, è cattivo, reagisce con ira, è schiavo delle passioni. Quindi angustia, strettezza. Il mare indica l'instabilità, perché, dice sempre San Gerolamo, perché le onde fluttuano, non è mai fermo. E allora, vedete, e questa è la condizione dell'uomo, dice San Luigi Marignan de Montfort, che siamo più incostanti di una banderuola, più volubili e che come delle canne al vento, un giorno diciamo una cosa, un giorno diciamo un'altra, e pensiamo alla confessione, come quando siamo pentiti, poi piangiamo lacrime, Signore perdonami, e 5 minuti dopo uscita dalla confessione siamo da capo, e Gesù, pur sapendo che peccheremo ancora, ci dà la sua soluzione ugualmente, a come buono Gesù. Però vedete, questa è la condizione di instabilità. La Decapoli, secondo San Girolamo, rappresenta i 10 comandamenti. Cioè, vedete, l'uomo, ancorché peccatore, quindi anche ancorché in situazione di angustia, di strettezza di cuore, ancorché feroce come una bestia feroce, ancorché instabile come le onde del mare, però mantiene la legge naturale. Cioè, la natura umana, vedete, fratelli carissimi, diversamente da quello che diceva empiamente l'eresiarca Lutero, fratelli carissimi, la natura umana non è totalmente corrotta col peccato originale, rimane nell'uomo la legge naturale, però la legge naturale da sola non è in grado di giustificare l'uomo, perché la legge naturale, come dice San Paolo, è stata data in vista delle trasgressioni, data da Mosè, i 10 comandamenti dati a Mosè sul Monte Sinai, sono il promemoria della legge naturale. Allora, la legge naturale che rende inescusabili i pagani e i giudei, perché è l'elenco di tutte le cose che noi non possiamo far altro che trasgredire e che contravvenire. Quindi l'elenco ci dice non fare questo, non fare questo, non fare quest'altro, fai questo, fai questo, fai questo, e questo elenco qui dice, ma accidenti, ma io faccio quello che mi è scritto di non fare, che mi ha detto di non fare, e non faccio quello che mi ha detto di fare. E però non riesco a saltare fuori da questa situazione. Allora dirà San Paolo, ma sì, rese grazie a Dio, adesso siamo liberi con la legge dello Spirito Santo. Quindi con l'opera della redenzione, con la nuova legge dello Spirito Santo riversata nei nostri cuori, allora noi siamo liberi. Però prima della redenzione siamo in questo stato, siamo in questo stato. Allora vedete, quando viene detto condussero a lui un sordo muto pregandogli di imporgli la mano, alcuni padri che cosa dicono? Chi è che rivolge questa preghiera? E questa preghiera sono gli antichi profeti, e la Madonna Santa, tutti quelli che sospiravano del Messia, gli angeli del cielo, e che pregano il Signore, compi l'opera della redenzione. I profeti che dicono, ecco, ci hai fatto profetare la grande opera della redenzione, Signore, compila, compila adesso. Però veniamo a un senso più letterale e vedete cosa fanno questi apostoli sconosciuti che portano da Gesù il sordo muto e lo pregano. Vedete,
Allora, innanzitutto, vedete, è importante, c'è queste persone, che porta questo sordomuto lo saprebbe Josafat. Allora, vedete, noi dobbiamo portare il sordomuto, l'uomo di oggi, come alcuni potrebbero dire, noi, ogni uomo, ogni anima, dobbiamo portarla al Signore, perché l'uomo sordomuto, poi vediamo perché è sordomuto. Allora, l'uomo peccatore, noi dobbiamo portarlo da Gesù. Però non basta un apostolato naturale, cioè una convinzione naturale. Cioè, queste persone hanno pregato Gesù di guarirlo. Allora il vero apostolo, vedete, è un uomo che opera nel nascondimento, infatti non sappiamo i nomi chi erano queste persone che lo portano, e lo sapremo solo a Josafat, nel nascondimento e nella preghiera. E vedete, ecco, allora... Oggi vanno di moda i piani pastorali, i sinodi, le riunioni, le discussioni, le lunghe discussioni, le assemblee. Ecco, vedete, fratelli carissimi, l'essenza dell'apostolato è il nascondimento, è l'espiazione, la riparazione nascosta, come facevano i pastorali di Fatima, e la preghiera per i peccatori. Lo supplicavano di imporgli le mani. Allora, quando noi diciamo... O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia. Noi quando diciamo questa preghiera siamo quegli sconosciuti che chiedono a Gesù di imporre le mani a questo sordomuto. Adesso vediamo cosa vuol dire sordomuto, E chi è questo sordomuto? Perché non si sa il sordomuto? Allora vedete, nei Vangeli ci sono tre gravi infermità che sono causate dal peccato e rivelative della natura del peccato. Allora, perché causa del peccato? Sapete perché? Se Adamo non avesse peccato, queste malattie non ci sarebbero. Cioè, per esempio, tutti i virus... tutti i bacilli di fronte ad Adamo lo avrebbero riconosciuto come viceré di Dio. Ma quando l'uomo pecca è irriconoscibile davanti al creato. Se il creato si chiede ma chi è questo? Io sono sottomesso ad Adamo, ma questo non è più Adamo. Vedete, San Francesco, a cui obbediva il lupo, perché San Francesco aveva riconquistato nella sua persona quell'innocenza, è molto simile all'innocenza di Adamo. Allora il lupo lo riconosceva come suo signore, arriva un virus, una bestia feroce, tu chi sei? Non riconoscerebbe in me Adamo. E quindi segui l'istinto di aggredire quello che in qualche maniera è scritto nella sua natura, senza alcuna libertà. Quindi allora abbiamo chiarito in che senso le malattie sono causate dal peccato. Cioè il peccato rende l'uomo non più signore, non più viceré del creato. E quindi il creato non obbedisce, non rispetta più l'uomo, passa sopra secondo le sue leggi. Queste alcune infermità rivelano la natura del peccato, perché l'effetto in qualche maniera ha sempre una somiglianza con la causa. Per esempio l'acqua calda assomiglia un po' al fuoco, perché l'acqua calda è riscaldata dal fuoco. Una stanza illuminata ha una certa somiglianza con il sole, con la luce del sole, perché è il sole che illumina la stanza. È così. Le malattie che sono appunto causate dal peccato hanno una certa somiglianza con il peccato e richiamano, ci mostrano, specialmente alla luce della rivelazione, la natura dei nostri peccati. Allora, le tre gravi infermità dovute al peccato sono la cecità, la sordità e l'essere muto. La cecità qui non c'è in questo miracolo, però Gesù ha guarito anche tanti, ha guarito dei ciechi, guardiamo il cieco nato, Ora la cecità è la impossibilità di vedere Dio. Ecco, e poi c'è la cecità volontaria, quando uno non vuole uscire, non vuole essere illuminato dalla fede. Allora cambia la verità,
Allora vedete, nel miracolo del cieco nato, vedete, quello che non vedeva perché accetta Cristo viene guarito. Chi rifiuta Cristo, Gesù dice, voi siete colpevoli, voi siete, erano i farisei, i membri del Sinedrio che non sopportavano che Gesù avesse guarito un cieco, lo misconoscevano davanti a questo miracolo, non conoscevano che era il Messia, loro volevano essere ciechi. Allora la cecità spirituale è proprio l'obnubilamento volontario dell'intelletto nella ricerca della verità per chiamare verità l'errore, perché l'errore poi consente di vivere spudoratamente, di vivere nel peccato. E vedete, perché non c'è pentimento se non c'è un miracolo da parte di Dio, perché il cieco non vede più la via del ritorno. È il cieco spirituale. E allora come fa a ritornare a Dio uno che non vede la strada? Uno che pensa di far bene e quindi non può chiedere perdono. Però vediamo le malattie adesso, le altre due malattie che sono in questo miracolo, che sono appunto la sordità, cioè l'incapacità di ascoltare la rivelazione soprannaturale, la parola di Dio, essere sordi alla parola di Dio. L'essere muti, cioè l'incapacità di confessare la fede, l'incapacità di proferire quelle parole che il Signore in realtà vuole mettere sulle nostre labbra. Adesso spieghiamo piano piano queste due malattie. Allora, diciamo, la sordità, cos'è questa, l'uomo che è sordo, che nasce col peccato originale sordo, benché creato con un udito, con un udito. Allora, vedete, io vorrei riportare un esempio che ho sentito in un'omelia tanti tanti anni fa dal cardinale Giacomo Biffi. E allora lui parlava dell'uomo sordo, incapace di ascoltare la parola di Dio, lo paragonava a un animale, a una mucca che pascola e quando vede un fiore è incapace di dire che bel fiore. Lo annusa, è utile o non utile, utile, non utile, non può una mucca apprezzare il fiore, quindi lo mangia assieme all'erba e fa di ogni erba un fascio. Così vedete il sordo spirituale, l'annuncio, Cristo è risorto, siamo fatti per il cielo, andiamo in paradiso, facciamoci santi, non ne coglie la bellezza, cioè come un animale non coglie la bellezza di un fiore, così l'uomo sordo spiritualmente non coglie la bellezza dell'annuncio. E dice Esia, chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi ha creduto? Perché, diciamo, il Cristo risorto equivale al sordo spirituale come il rumore del traffico. Un rumore non è più una voce, ma è un rumore di cui non si fa assolutamente discernimento. Allora vedete cosa bisogna in realtà, vedete l'orecchio. E per essere aperto è un'apertura del cuore che viene fatta con la grazia dello Spirito Santo, poi vediamo. Quindi, diciamo, allora l'incapacità di discernere la bellezza, diciamo, l'attrattiva dell'annuncio è la sordità spirituale. Il nodo della lingua, e vedete, allora, la lingua che parla è il termine di un processo, vedete. A volte si esce, ti dice una parola, entra dall'orecchio ed esce da quell'altro, è per quello che non capisce. Ma la parola cosa dovrebbe fare dall'orecchio? Dall'orecchio deve entrare nel cuore, cioè viene innanzitutto lo stimolo sensoriale, viene diciamo dall'anima elaborato, viene estratto un concetto, cioè dalla parola viene estratto un'idea, un concetto, un'essenza, però dall'intelligenza poi scende nel cuore. Perché scende nel cuore? Perché quest'idea viene considerata vera, oppure falsa, bella o brutta, buona, e quindi viene amata, ma l'uomo è fatto di anima e di corpo, quindi non vuole il bene e la verità solo con una volontà razionale e intellettuale, ma lo vuole con tutto se stesso, anche con le budella, e quindi il cuore davanti alla verità batte, e non può il cuore trattenere in sé la bellezza di una parola, ma esce, e allora l'uomo canta le lodi di Dio. Le canta le lodi di Dio. Però vedete, per cantare le lodi di Dio,
Chi dice il breviario lo sa bene, la prima cosa che noi diciamo è: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Aperi Domine os meum, apri Signore, apri Domine labia mea peries, Signore apri la mia labbra et os meum annunziabil laudem tuum, e la mia bocca annunzierà le tue lodi. Noi sappiamo che per lodare il Signore, per confessarlo, per lodarlo, abbiamo bisogno che il Signore ci sciolga la lingua. E sciogliere la lingua è il termine di un processo che parte dall'udito spirituale, cioè da sapere riconoscere la parola di Dio e dai rumori, da apprezzarne tutta la bellezza, da portarla nel cuore, e dal cuore non può altro che scaturire. Questo è il processo al quale il Signore, la guarigione che il Signore vuole fare a quest'uomo, all'uomo peccatore, a me. Ecco, adesso vediamo ancora, fratelli carissimi, come Gesù compie questo miracolo. Presolo in disparte dalla folla, e allora, perché vedete cosa succede? La guarigione è una cosa che avviene dell'intimo del cuore, che viene nella realtà spirituale, dove il Signore vuole parlare cuore a cuore con il peccatore. Poi mise le dita negli orecchi e gli toccò la lingua con la saliva. Allora, le dita, qui si intende, vedete, lo Spirito Santo, lo Spirito Santo, perché è il dito della destra di Dio, come diciamo nel Veni Creator Spiritus, e come esiste nell'Esodo, la legge è stata scritta con il dito di Dio e con lo Spirito Santo. Il Signore Gesù, quando adultera, scrive per terra con il dito, perché indica che sta scrivendo nel cuore dell'adultera con lo Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo. E Gesù dice: se io caccio i demoni con il dito di Dio, allora vuol dire che con lo Spirito Santo. Vedete, fratelli carissimi. Quindi allora il Signore mise le dita nei suoi orecchi, cioè toccò, guarì le orecchie con i doni dello Spirito Santo. E poi gli toccò la lingua con la saliva. E vedete, allora perché la saliva? La saliva è la sapienza che esce dalla bocca dell'Altissimo. Allora il Signore ci dà la sua sapienza, quella sapienza che è Lui stesso e che con l'incarnazione esce dalla bocca dell'Altissimo, cioè esce dalla bocca dell'Altissimo quando il Figlio è generato, ed esce dalla bocca dell'Altissimo quando il Figlio parla la parola che è Lui stesso, che è generato dal Padre, e questa parola la dice a noi, la traduce, la riduce, la sminuzza in linguaggio umano. Allora il Signore, ecco, quindi questa è la saliva, vedete, la saliva è proprio quella che permette il discernimento dei gusti. Quando noi mangiamo qualche cosa, diciamo, la saliva si mescola assieme a particolari sostanze del cibo e poi tocca le papille gustative. Allora questa soluzione permette alla persona di cogliere il gusto dolce, amaro, buono, cattivo. Quindi sapienza è la sapienza che discerne sapore, sapienza, vedete che hanno lo stesso, saliva, sas, questo sa, questo prefisso, cioè saliva, sapore, sapienza. Vedete, allora il Signore è, allora lui, sapienza increata, si incarna e viene a contatto per mezzo della sua natura umana, viene a contatto con la nostra lingua, dando all'uomo di nuovo la sapienza, quella sapienza per discernere, per capire che quel suono non è dell'annuncio della salvezza, non è un rumore, e allora l'uomo alla fine, vedete, fratelli carissimi, dà il suo assenso, l'assenso di fede. E poi vedete cosa succede, che una volta quindi che l'uomo, ascoltando, guarito, ascolta l'annuncio da parte della Chiesa, mio Dio, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato, e la Chiesa si propone a credere. Allora quello che la Chiesa si propone a credere come rivelazione divina, l'uomo la sente, la percepisce, aderisce, concependo fede, speranza, carità, e questa entra nel cuore, dal cuore esce dalla bocca con la confessione della fede. E allora diciamo: credo in unum Deum, credo in unum Deum. Ecco, vedete, fratelli carissimi,
E qui questa è la guarigione del sordomuto, quando noi confessiamo, concepiamo la fede, siamo in grado di concepire la fede e di esternarla con la confessione è anche un segno che noi ci slanciamo verso Dio e noi diciamo credo in Dio. Vedete, c'è la fede informe dei demoni. I demoni credono perfettamente, ma non amano per niente quello che credono. I dannati sanno come stanno le cose. Il diavolo è tanto abile nel mascherare le verità della fede con tanti sofismi, ma lui sa benissimo come stanno le cose. Però odia questa verità. Odia questa verità, eh? E invece l'uomo giustificato ama questa verità, a tal punto che non può fare a meno che questa verità fuoriesca nella confessione e che la confessione indichi questo slancio verso la verità conosciuta che è una persona, che è Gesù Cristo. E certamente si giunge a Gesù Cristo attraverso anche le formule, cioè non si può fare a meno dei dogmi, degli articoli del credo, e però attraverso questi articoli si tocca Gesù Cristo. Allora, perché poi Gesù fa questo strano rito, che peraltro è esplicativo del mistero che viene a compiersi? E vedete, il Signore in alcuni miracoli comincia, preannuncia i sacramenti. E vedete. E chi è che causa la guarigione del sordomuto? È la persona divina del Verbo attraverso la natura umana e attraverso queste cose. Questo meccanismo, vedete, si ripete, risuccede nei sacramenti. Allora, vedete, qui c'è l'umanità di Gesù che è strumento congiunto, perché l'umanità è unita al Verbo. Invece il ministro e il sacramento è uno strumento separato, ma sempre strumento di Cristo. Nei sacramenti c'è una materia, ci sono delle cose che vengono usate come strumento per la causalità della grazia, che però la causa prima è sempre Gesù Cristo. Cioè tutti i sacramenti traggono forza dalla passione di Cristo. È Cristo crocifisso che dà la forza a tutti i sacramenti. A tutti i sacramenti. Ora, diciamo, i miracoli di Gesù, e lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, continuano nei sacramenti della Chiesa. L'insegnamento di Gesù continua col Magistero, i miracoli di Gesù continuano con i sacramenti. E quando Gesù dice voi farete agli apostoli, voi farete cose più grandi di queste, è perché i miracoli, si intende relativo al miracolo, perché il sacramento dà la vita eterna, dà una guarigione spirituale che è una guarigione eterna, quindi è maggiore rispetto a una guarigione di un paralitico o di un cieco, la guarigione, diciamo, puramente materiale, vedete, della malattia. E vedete che Gesù, prima di compiere il miracolo, prima di dire Effeta, cioè sciogliti, e che cosa fa? Alza gli occhi al cielo e sospira. Allora vedete, la redenzione dell'uomo, benché operata da Gesù Cristo, è un'opera di tutta la Trinità. Cioè Gesù guarda il Padre, cioè l'uomo è oggetto del pensiero del Figlio mentre guarda il Padre, del Padre mentre guarda il Figlio. E poi c'è appunto la saliva, il dito, lo Spirito Santo. Quindi vedete la redenzione di quest'uomo, noi sordomuti, siamo guariti dalla Santissima Trinità che quindi può venire a dimorare in noi. Se Gesù si ascolta la mia parola, io e il Padre verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Ecco, fratelli carissimi, ecco allora l'ultima considerazione su quello che dice la gente. Gesù dice: non ditelo a nessuno, perché voleva che, come Gesù lo dice anche ai demoni, allora Gesù tanto ci insegna l'umiltà, il nascondimento, però non vuole che, diciamo, che. Non vuole essere scampiato con un semplice guaritore, vuole essere oggetto di quella fede e di quella fede che dice credo in Dio, in un solo Signore Gesù Cristo, cioè mi slancio col mio amore, con la mia volontà, avendo appreso questa verità, mi slancio, mi abbandono tutto a Gesù Cristo stesso, a questa verità, a Gesù che via verità e vita. E allora il Signore non vuole meno di questo. E dice, non sta, sta, e quindi molto restio, dice, non raccontate in giro queste cose perché non voglio che mi si cerchi per una ragione diversa dalle nostre della fede. E la gente dice però, ha fatto bene ogni cosa,
ha fatto udire i sordi, parlare muti, quindi riconoscono a Gesù, diciamo, ha fatto bene ogni cosa, la potenza di Dio creatore, perché quando Dio crea tutte le cose, vide che era cosa buona, allora la gente dice ha fatto cose buone come Dio creatore, e allora vedete Gesù è la sapienza creatrice dell'Eterno Padre e viene pian piano riconosciuta la divinità del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Vedete, allora ci raccomandiamo alla Madonna Santa, anche noi poveri sordomuti, e quando si dice che lo pregarono di imporgli le mani, chi è colei, chi è colei quella persona che più di tutti, meglio di tutti, più profondamente, più efficacemente di tutti, continuamente chiede a Gesù, tieni una mano sulla testa, e lo dice per ciascuno dei suoi figli, per ciascuno di noi. Chi è quella persona? È la Madonna Santissima. Allora, Madonna, sì, Madonna Santissima, continuate a chiedere, continuate a supplicare a Gesù che ci imponga le sue mani di guaritrici, salvatrici, redentrici. Sia lodato Gesù Cristo.